Ciao, bentornati alle recensioni di Chiara. Oggi voglio parlarvi di un gioco che abbiamo acquistato al Giocaosta, al bancone, perché volevamo anche un po' sostenere la fiera. E voglio parlarvi di Noctiluca, un gioco da 1 a 4 giocatori per una durata indicativa di 30 minuti. Il gioco è edito da Z-Man Games e l'autore è Shem Phillips. In questo video vedrete una spiegazione rapida delle regole, dopodiché vi diremo come la pensiamo. Per cui dai, tuffiamoci nel lago a pescare i Noctiluca. In Noctiluca i giocatori si immergono in un lago cercando di catturare i piccoli Noctiluca, che sono questi esseri che vedete nella copertina. Aprendo la scatola troviamo, oltre alle fustelle che ho tenuto per fare spessore e regolamento, troviamo la plancia del lago, che è a doppia faccia. Un lato con i numeri è per il gioco in solitaria, l'altro lato invece senza numeri è per il gioco in più giocatori. Troviamo poi il sacchetto con i dadi, che sono i Noctiluca, le carte, che sono gli aiuti di gioco, e i vasetti dentro i quali dovremo mettere i Noctiluca, e poi troviamo le pedine bianche azione e questi tondini che dovremo impilare a seconda del loro colore, mettendo i numeri più alti in fondo e i numeri più bassi in cima, in questo modo. Il dado nero è usato solo nelle partite in solitaria. Tutti gli altri dadi vanno versati sul tabellone. Dopodiché bisogna mettere casualmente 5 dadi in ogni riquadro del cerchio esterno e 4 dadi in ogni riquadro del cerchio interno. I dadi che non si è riusciti a piazzare bisogna toglierli e metterli nel coperchio della scatola. Attenzione perché questo non c'è scritto nel regolamento. Ogni giocatore riceve una carta in riepilogo che mostra come si faranno i punti a fine partita e che sull'altra faccia, che deve restare segreta, indica quale sarà il colore preferito di quel giocatore, cioè il colore che a fine partita gli darà dei bonus. Inoltre, ogni giocatore riceve tre carte bottiglietta, di queste tre ne sceglie due e scarta la terza. Le due carte scelte vengono tenute a faccia in su davanti a sé. Le altre carte vanno divise in quattro mazzetti, il più possibile uniformi, di cui solo la carta in cima è visibile. Le pedine azioni vanno divise equamente tra i giocatori, essendo 12 in 2, ciascuno avrà 6 pedine azione. Il primo giocatore è il giocatore più giovane che riceve questo tassellino con il numero 1 verso l'alto. Ignorate la freccia che serve soltanto per il gioco in solitario. Il gioco funziona in questo modo. A turno, partendo dal primo giocatore e continuando in senso orario, ogni giocatore prende una pedina azione e la piazza su una di queste spiagge intorno al tabellone, quindi queste caselline qui scure. Come potete vedere, ogni spiaggia si affaccia in due direzioni sul lago. Quindi questa si affaccia di qua e di qua, questa di qua e di qua, questa di qua e di qua e così via. Dopo aver piazzato la pedina azione, il giocatore chiama un numero e prenderà tutti i dadi con quel numero che sono presenti in una delle due direzioni in cui si affaccia la sua spiaggia. Quindi, ad esempio, mettendosi in questa posizione, guardando in questa direzione e dicendo 5, il giocatore dovrebbe prendere tutti i dadi che mostrano la faccia del 5. I dadi così presi vanno piazzati a coprire le caselle delle sue bottigliette. Una volta che un dado è stato messo in una bottiglietta, non può più essere spostato. Tra l'altro, a quel punto il numero del dado che metterete sulla bottiglietta è assolutamente irrilevante perché conta soltanto il colore. Nel momento però in cui un giocatore non potesse mettere tutti i dadi che ha preso, i dadi avanzati verrebbero passati al giocatore alla sua sinistra, il quale potrà metterli nelle proprie bottiglie. Se anche lui non potrà farli o non potrà metterli tutti, i dadi avanzati andranno ancora al giocatore a sinistra. Se nessuno li può mettere, i dadi vengono scartati e messi nella scatola come quelli che non sono stati posizionati all'inizio della partita. Nel momento in cui il giocatore riesce a completare una bottiglietta, scarta i dadi su di essa, gira la carta e prende il primo segnalino di quel colore, il colore associato alla bottiglietta che è disponibile. Dopodiché prende una nuova bottiglietta tra le quattro visibili. Il round termina nel momento in cui tutte le pedine azioni sono state piazzate. A quel punto si recuperano le pedine, tutti i dadi rimasti sulla plancia vengono rimossi e messi nella scatola insieme a quelli scartati, mentre quelli sulle bottiglie in corso di completamento restano al loro posto. Il segnalino primo giocatore viene girato sul lato 2 e viene dato al giocatore che ha collocato l'ultima pedina azione nel primo round. Quel giocatore è il primo giocatore del secondo round, che viene preparato nello stesso modo del primo, quindi versando tutti i dadi e distribuendoli come abbiamo detto, quindi 5 cerchio esterno, 4 cerchio interno.
Il secondo round si gioca con le stesse regole del primo, con l'eccezione che si gioca in senso antiorario e non in senso orario. Alla fine del secondo round si conteggiano i punti. Per prima cosa si guarda chi ha ottenuto il maggior numero di segnalini di punteggio, di tondini punteggio, di un determinato colore, a prescindere dai punti scritti sui tondini. In questo esempio il primo giocatore ha ottenuto la maggioranza dei gialli e dei marroni, mentre il secondo giocatore ha la maggioranza dei rossi. Si prende quindi la pila rimanente dei gettoni, li si gira sul valore 1 e li si assegna al giocatore che ha quella maggioranza, quindi i rossi vanno al secondo giocatore, i gialli e i marroni vanno al primo giocatore. Come indicato dalla carta riepilogo, ogni giocatore fa i punti indicati sui tondini che ha conquistato, sulle carte bottiglia che ha completato e ottiene un punto ogni due Noctiluca presenti nelle bottiglie ancora da completare. Infine si rivela il proprio colore preferito e si conta quante caselle di quel colore sono presenti nelle bottiglie completate, non in quelle ancora da completare. Chi ha più punti è il vincitore, in caso di pareggio vince chi ha completato più bottiglie. Noctiluca è stato un acquisto sicuramente a scatola chiusa, lo abbiamo visto sul bancone, ci siamo un po' guardati con Marco e abbiamo detto ma potremmo prenderlo. Ovviamente io sono stata attratta subito dai 5.000 dadi che c'erano all'interno, dal fatto che la scatola comunque fosse piccola e compatta, molto luccicosa, ho detto ma sì dai, facciamo questo acquisto. Devo dire che non mi sono pentita di averlo comprato, anzi mi è piaciuto molto. È un gioco che sicuramente rientra nella categoria degli astratti, categoria che come sapete non mi piace molto, però non ha una difficoltà molto elevata, quindi una difficoltà media, e lo gioco sempre molto volentieri. Mi sono piaciuti indubbiamente i materiali di gioco e i dadi, devo dire che mi hanno attirato fin da subito, però mi sono anche piaciute le meccaniche. L'idea comunque di pensare sempre che dado prendere i dadi giusti per collocarli nelle proprie carte e stare attenti a non regalare il dado altrui è una meccanica sicuramente che mi ha interessato molto. Ho capito però che se sei un giocatore serio rischi di giocare a questo gioco in maniera un po' noiosa. Sicuramente farai più punti e alla fine diciamo che avrai i tuoi buoni risultati, però forse ti divertirai un po' poco. Se invece giochi a Noctiluca un po' così, con questo non voglio dire che dovete prendere cose a caso, però un po' con meno serietà, quindi pensando un pochino meno, riuscirete sicuramente a forse a fare meno punti, ma vi divertirete parecchio. Mi è piaciuta anche la modalità in solitario, devo dire che quest'estate l'ho provata perché comunque era anche un po' incuriosita per vedere se effettivamente poi funzionava e mi sono divertita, l'ho trovata comunque piacevole. Il gioco funziona bene sia in due, sia in tre che in quattro giocatori. Sicuramente se ci sono giocatori che pensano al tavolo è il disastro. A me piace molto giocarlo in due, specie con Marco, perché so che lui comunque non impiega 200 ore a pensare che dado prendere, però chiaramente nel momento in cui c'è al tavolo qualcuno che pensa allora adesso prendo il 2, il 3, no il 3 lo metto lì, no il 4, ecco, si blocca la partita e quindi si rischia che il gioco non sia più così tanto divertente. In conclusione quindi io sono rimasta soddisfatta del mio acquisto, non è sicuramente il gioco della vita, non è quel gioco che intavolerei tutti i giorni, però ogni tanto ci faccio una partita volentieri. La cosa negativa che mi sento di dire è che il setup di questo gioco è veramente odioso, intanto va fatto per ben due volte. Poi in effetti mettere intorno 5 dadi e poi invece più vicino i 4 e dover sempre stare attenti che ci siano sempre i 5 e i 4 non è proprio piacevole. Ovviamente si fa, richiede parecchio tempo, però che... No, questo non posso dirlo. Noctiluca per me è un problema, nel senso che non posso dire di non essere soddisfatto dell'acquisto perché comunque ci ho giocato e mi ha divertito, ma mi sono messo in casa un qualcosa che posso giocare solo ed esclusivamente con mia moglie. Mettiamo subito in chiaro che questo gioco ha delle meccaniche interessanti e anche abbastanza originali. Uno su tutti il fatto che quando non riesci a piazzare i dadi sulle tue carte sei costretto a passarle al giocatore successivo, e il fatto che chi conquista più tondini di un certo colore conquista tutti gli altri, quelli non presi, girati sul lato da uno, e sono comunque tanti punti. Questo aumenta di molto l'interazione tra i giocatori, in particolare perché devi stare attento a quello che fanno gli altri e cercare anche di prendere più tondini di un determinato colore rispetto a loro. Per mia esperienza questo gioco ha un'interazione molto più elevata rispetto ad altri giochi simili, giochi in cui tiri dei dadi e li selezioni pian piano, rispetto ad esempio a un Sagrada, che è un nome che tornerà in questa recensione,
dimensione, c'è molta più interazione. Ecco, tutto questo però è stato messo in un gioco in cui a inizio partita hai la possibilità di scegliere tra 12 spiagge, ognuna delle quali si affaccia in due direzioni. Ora, andando a toccare 3, 4, 5 caselline, ora a memoria non me lo ricordo e non sono neanche bravo in matematica, ma ci rendiamo conto di quante possibilità ci sono all'inizio della partita che un giocatore dovrebbe vagliare. E io volessi giocare seriamente a Noctiluca, dovrei mettermi lì all'inizio della partita e studiare la plancia per 15 minuti, 20. È assolutamente impossibile. L'unico modo sensato per giocare a questo gioco è piazzare la pedina più o meno, non dico dove capita, ma dove potrebbe essere meglio, prendere i dadi e giocare. Ma così facendo non stai giocando al meglio delle tue possibilità, ti stai limitando da solo per rendere il gioco divertente, perché altrimenti diventerebbe noioso. È una cosa che posso fare con Chiara, perché la conosco. Questo non è un gioco che potrei tirare fuori con degli sconosciuti o anche solo con amici, magari che non conosco così bene, che non so quanto tempo impiegano a fare una mossa. Ed è un rischio che altri giochi di questo tipo, come il citato Sagrada, non hanno. E allora a questo punto mi viene da dire, perché dovrei giocare a Noctiluca invece che a Sagrada? Beh, potrei dire perché a Chiara piace di più. E allora ritorniamo al discorso precedente. Sono contento di avere questo gioco in casa perché piace molto a mia moglie e con lei ci gioco volentieri. Però è evidente che non è un acquisto che potrei consigliare a chiunque a scatola chiusa, sia per i problemi che ho evidenziato, sia per il setup che è veramente tanto tanto lungo. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che nel corso della partita non si usano sempre tutti i dadi, per cui è possibile, anche se poco probabile, che un colore esca molte meno volte rispetto agli altri, con buona pace dell'obiettivo privato. Prima di salutarci vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi e cliccate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se vi è piaciuto questo video lasciateci un bel like e condividetelo e io vi dico ciao al prossimo video! Rispetto ad altri giochi di questo tipo, come può essere Sagrada. Ma va!